con Davide Arcaxio dell'Alba Calcio. Vedo la maglietta, Davide, non mollare, non hai mollato soprattutto dopo il crociato, non hai mollato insieme alla tua squadra perché avete recuperato terreno e avete vinto il campionato direttamente. Oggi è una giornata storica per te, per voi, per tutta la società Alba Calcio. È diciamo un cerchio che si chiude, perché oggi esattamente dopo un anno che mi sono rotto il crociato abbiamo vinto il campionato. Infatti prima mi sono emozionato, mi sono messo a piangere perché ho mangiato tanta di quella fatica, ho fatto tanta fatica, però ho cercato di non mollare mai, anche se giocavo poco, non giocavo, però l'importante è farsi sempre, diciamo, il culo, posso dirlo? Puoi dirlo. L'importante è farsi sempre il culo e poi quando meno te l'aspetti capitano comunque delle soddisfazioni che, se ci credi, prima o poi arrivano. Secondo me è così, credo nel destino e sono veramente felice. Poi per quanto riguarda la partita, è stata una partita molto dura. Per fortuna abbiamo vinto, secondo me molto meritato, perché non abbiamo mai smesso di crederci, abbiamo sempre lavorato, faticato ed è giusto che comunque secondo me noi abbiamo vinto. Senti, il gol di Szczęsny è arrivato dal tuo lancio, perché poi l'azione si è sviluppata sul binario di sinistra, insomma è lì che poi avete trovato l'episodio per rompere il ghiaccio, come si suol dire. E poi anche un po' soffrendo quando poi siete rimasti in 10, insomma dai, l'avete portato a casa. No, per carità, è stata una bellissima azione, ok, sì, l'ho fatto partire io, ma non è quello l'importante. L'importante comunque è che in una partita del genere anche gli episodi quelli là, le palle mezze e mezze, basta crederci e secondo me quando ci arrivi prima degli altri fai gol. Poi questo è stato veramente squadra, secondo me. Abbiamo portato a casa un risultato veramente importante in un campo difficilissimo contro una squadra molto molto forte. E niente, sono veramente felice, adesso andiamo a festeggiare. Senti, ultima cosa, a chi dedichi queste promozioni in D dell'Alba Calcio? Vabbè, tutti i miei genitori che mi sono sempre stati accanto alla fine, perché anche nei momenti più difficili, anche quando ho macinato veramente tanta fatica per riuscire a ritornare in campo in un tempo comunque adeguato, però comunque mi sono stati vicino, comunque lo dedico anche a me stesso che ci ho sempre creduto alla fine.